Il Genoa ha attaccato molto bene, vedete una conclusione di Gorin di testa, Gorin aveva sostituito Faccenda, anche egli infortunato. Poi il Milan che agita in contropiede, questa è un'occasione per Antonelli, Martina esce sui suoi piedi e blocca la palla. 31esimo del primo tempo, cross di Van der Rijck, colpo di testa di Briaschi, 1-0. A questo momento il Milan era in Serie B veramente e si è ripreso. Nella ripresa, quando dopo aver colpito un palo con Novellino, accorciamo ovviamente anche le immagini per darti tempo alla trasmissione, e facciamo subito vedere l'azione del gol. Vedete, Maldera appena entrato segna un pallonetto, l'1-1. E subito dopo, su un'azione del Milan galvanizzato, è Romano in azione, Briaschi, avete visto, tocca con la mano in aria ed è calcio di rigore. Il calcio di rigore verrà trasformato, Briaschi, la sua disperazione, viene trasformato da Baresi, 2-1 per il Milan. A te la linea, Paolo Valenti.